E adesso è il momento di scoprire il prossimo ingrediente perfetto. Andiamo ad assaggiare con gli occhi la mozzarella di bufala campana DOP. La mozzarella di bufala è una delle eccellenze che meglio rappresenta la Campania. Non a caso è uno dei prodotti più imitati e più esportati al mondo. Oggi ci troviamo nel nostro allevamento, dove produciamo a chilometro zero, dall'alimentazione degli animali fino poi ad arrivare alla produzione, che è a pochi metri di distanza. Il latte viene muto due volte al giorno, dalla sala mungitura va direttamente nel laboratorio di produzione, dove lì viene pastorizzato a 70 gradi. Da lì poi avviene il processo di coagulazione. Con la coagulazione, che dura all'incirca un'ora, il latte ormai ha assunto un aspetto di una massa gelatinosa. Dopodiché viene rotta per far sì che si possa separare la caseina, quindi la parte poi che diventa poi realmente mozzarella, dal siero. Dal siero viene ricavata la ricotta e dalla caseina i nostri mastri casari la vanno a filare, quindi con acqua bollente, e la vanno a mozzare. Infatti è proprio da lì che deriva il termine mozzarella. Terminata poi la produzione, la mozzarella viene messa nel liquido di governo, dove lì viene confezionata. La mozzarella di bufala, prima di essere consumata, viene immersa per qualche minuto in un recipiente con acqua calda, per far sì che poi il grasso tende a sciogliersi e quindi poi ad apprezzarne tutte le qualità organolettiche del prodotto. Ancora oggi molto spesso mi dicono: la mozzarella di bufala non si può fare solo con latte di bufala. E questo è realmente un mito da sfatare, perché per la mozzarella di bufala, specialmente se è mozzarella di bufala DOP, il disciplinare prevede che sia solo latte di bufala. Quindi il mio consiglio è quello di dirvi: andate a vedere sempre negli ingredienti, perché dovrete trovare sempre la voce latte di bufala, caglio e sale. La mozzarella di bufala campana DOP è l'ingrediente perfetto, perché rappresenta per noi uno scrigno ricco di amore e di passione per il nostro territorio. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ringrazio per il tempo passato insieme. Per me è sempre una grande emozione. È una grande emozione quando vi incontro e mi dite le ricette che avete fatto. Per me è un regalo prezioso. Quindi grazie e vi auguro una domenica meravigliosa.